Salve amici, buongiorno dal vostro psicologo Roberto Ausilio. Oggi il video lo faccio in auto perché devo fare un po' di giri e rispondo alla domanda di Luigi, che ripeto un po' così a memoria. Sostanzialmente Luigi chiede come si fa a capire quando una relazione di coppia è finita, oppure quando è necessario continuare, magari a insistere, perché Luigi si trova in una situazione comune a molte persone in cui i litigi sono frequenti all'ordine del giorno. Caro Luigi, non è assolutamente facile dall'esterno rispondere a questa domanda. Sostanzialmente ti dico, per quella che è la mia esperienza professionale e forse anche personale, quello che ti consiglio di fare è chiederti veramente tu cosa vuoi. Sai, quando vengono le coppie in terapia da me o quando vengono le persone singole che poi si trovano a vivere una relazione di coppia conflittuale o che volge al termine, lo psicologo non può consigliare cosa fare perché non è utile. Sai, dall'esterno non è facile capire, e a volte neanche dall'interno, se quelle liti sono in qualche modo, fanno parte di un processo evolutivo, di un percorso di evoluzione della coppia, oppure segnano l'inizio della fine. Secondo Gottman e i suoi collaboratori sono quattro i cavalieri dell'Apocalisse, cioè i segnali che predicono un divorzio o una separazione imminente. Vedi un po' se c'è qualcuno di questi quattro nella tua coppia. Sono la critica, quindi se spesso vi criticate, vi dite quello che non va, non vi state bene a vicenda, a te non ti sta bene la tua compagna e viceversa, e state lì spesso a criticarvi, questo non è un buon segno. Il disprezzo tra tutti quanti è il più velenoso. Il disprezzo è quando inizi a vedere proprio il marcio nella persona e a disprezzarlo, a provare una sorta di senso di disprezzo, appunto di disgusto nei suoi confronti. Quando questo avviene, non è neanche questo un bel segno. Poi c'è l'ostruzionismo, e cioè il, per esempio, tenere il muso, il non rispondere, fare resistenza passiva, quindi ignorarsi, e questa roba qui anche è molto deleteria. E infine c'è il aspetta che me la devo ricordare. Ah, certo, lo stare sulla difensiva. Lo stare sulla difensiva è un altro elemento molto deleterio, cioè aspettarsi il peggio, aspettarsi che l'altro sia lì ad accusarci, che ci guardi di traverso, in qualche modo aspettarsi il peggio, stare sulla difensiva. Spesso questi elementi ci sono presenti tutti e quattro e sono combinati, ma sta all'intelligenza della coppia il riuscire a smorzarli, a individuarli e a lasciarli andare. In particolare, io ti dico, caro Luigi, cerca di lavorare rispetto a quello che senti tu, rispetto a quelle che sono le tue sensazioni, le tue emozioni. Se individui dentro di te questi quattro elementi, cerca di trasformarli, cerca di prediligere il noi rispetto a io e rispetto a tu, perché spesso nelle liti non facciamo altro che accusare l'altro, sentirci incompresi, però non ci mettiamo una mano sulla coscienza per cercare di capire qual è il nostro contributo a questa situazione. Quindi ti consiglio di cercare di capire il tuo di comportamento e di provare a modificare il tuo, senza soffermarti troppo, senza dare troppa importanza eccessiva a quello che dice la tua compagna e a quello che fa, nel senso che non è che questo non è importante, ma tu puoi decidere e provare a cambiare il tuo, quindi di prenderla un po' più alla leggera. Cercare di portare un'energia positiva, diversa all'interno di questa coppia. Ti auguro tutto il bene, ti auguro che la tua sia una crisi passeggera o, se così non fosse, di stare comunque meglio in seguito alla chiusura della tua relazione per poi magari trovarne una migliore. Un grande abbraccio e a presto. Ciao.